Campioncini, bentornati in questo nuovo episodio della Vita in Città 2. Siamo tornati all'interno del nostro magazzino. Abbiamo un piccolo problema però, perché io ho fatto questa intro subitissimo e ho notato che c'è un rumore veramente molto strano vicino al mio magazzinone gigante e non capisco se è un mob che si trova sopra o sotto la mia zona. Questa cosa qua mi preoccupa un bel po' e ho voluto fare la intro per dimostrare il fatto che stavo per eliminare un mob in compagnia vostra, anche se credo che in realtà si nasconda sottoterra perché non lo vedo qua in alto, dannazione. Lo sento ma non lo vedo. Vabbè, non pensiamoci, anche se è un rumore molto fastidioso e non capisco da dove provenga. Comunque, campioncini, sono rientrato nel mondo ed eccole qua le mie 52 monete. 50 per la missione e le due che avevamo trovato all'interno delle casse. E di conseguenza, ragazzi, non so perché il mio arco era carico, ma prendiamo qua direttamente il nostro borsellino e andiamo a inserire tutto quanto qua dentro. Abbiamo quasi raggiunto le 9 monete d'oro, grazie a questa missione. Ora, in realtà, il mio obiettivo in questo momento è liberare un attimino il mio inventario, anche se vorrei tenere un po' di oggetti con noi, perché sicuramente all'interno del pub ci chiederanno dei cibi, dato che nello scorso episodio non siamo per niente andati all'interno del pub. In più voglio andare a controllare prima di tutto se abbiamo venduto qualche nostro cibo, ma dobbiamo pagare anche i nostri dipendenti. Dov'è Hans? Ragazzi, hanno ucciso il mio dipendente? Non c'è più Hans! Dove è finito? Oh cacchio, no, eccolo qua. Mamma mia, sto rimanendo un sacco male. Ok, non pensiamoci più ragazzi, voglio direttamente andare qua e pagare i miei dipendenti, anche se questa cassa qua è completamente piena. Ma non solo, dobbiamo andare da Xiao, perché tecnicamente lui ha la nostra armatura per i cavalli, che in realtà io volevo venderli ragazzi, lui si è rubacchiato per la nostra missione. Quindi dopo andiamo a rompere le scatole e poi dobbiamo anche parlare con Kendall, perché voglio vendergli i libri magici che ho con me direttamente nella mia zona. Quindi 25 monete vanno direttamente qua a Siek. Poi con noi abbiamo due pietre dell'upgrade degli animali magici, ragazzi. Ricordiamoci di questa cosa qua che è fondamentale. Perché è fondamentale? Vi ricordate che abbiamo la missione magica all'interno, per grazie a Karf, del Teldrassil, che ci hanno chiesto un animale magico di grado. Questa cosa qui, ragazzi, è molto importante, perché il Pixie che abbiamo catturato per questa missione magica per ora è di grado F, e con due upgrade crystal che ho droppato da qualche parte in giro per il mondo che sono tornati direttamente qua, io salirei di grado E e poi di grado D. Quindi oggi tecnicamente potremmo far fuori, eliminare questa missione e guadagnare tantissimi soldi. Ma in realtà in questo episodio devo ancora un po' innanzitutto pensare se voglio solamente utilizzare una pietra per portarlo al grado E dare una pietra invece al draghetto di Kendall, che ancora non gli ho consegnato. Perché ancora non l'ho consegnato, ragazzi? Innanzitutto voglio, prima di tutto, continuare a potenziare il mio drago, renderlo potente e scoprire piano piano tutti quanti i vari effetti. Quindi in realtà Kendall vorrei consegnare un draghetto che è più potente rispetto a quello attuale, che in realtà è di un grado F. Quindi diciamo che siamo solamente agli inizi. Di conseguenza c'è da aspettare ancora un pochettino, ma nella mia testa c'è l'idea che voglio continuare a potenziarlo per appunto dargli un animale che è veramente molto 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 potente. Quindi durante questo episodio un pochino ci pensiamo, nei commenti mi direte se ho fatto bene o meno a fare la scelta che farò. Ma cos'è questa zona qua? È una zona completamente nuova di Xiao. Ma perché Marcili ha fatto completamente tutto quanto un recinto così bello e io in realtà ancora non ho recinti, non ho nulla di bello? Questa cosa mi fa un botto arrabbiare, ragazzi, perché a Marci ha dato una moneta d'oro e lui non mi ha sistemato le cose belle quante le ha fatte a Xiao. Quindi andremo a lamentarci anche con Marci magari in questo episodio, e ricordiamoci che oggi a migliorare anche la casetta magica. Ma andiamo prima di tutto all'interno del pub, che abbiamo 5 clienti con noi oggi da sfamare. È tornato Eret, ovviamente ci chiederà il pollo arrosto e le 3 birre. Ragazzi, questa è una meme gigantesca ormai. Devo andare a prendere però il libro, perché sennò non mi scrivo mai tutte le cose che ci servono per questa missione qua del pub. Quindi prendiamoci il nostro libro e anche le birre che ci sono in più. E in più, ricordiamoci che dovrò chiedere a Kendall di valutare tutti quanti i libri che ho qua dentro, perché secondo me sono libri molto importanti, che posso vendere direttamente a lui, giusto per fare un gruzzoletto in più. Vorrei prendere anche le birre, che sicuramente ci chiederanno all'interno del pub, e andiamo direttamente qua sotto. Almeno guadagniamo giusto un po' di soldi prima di fare gli upgrade e di parlare con i nostri amici. Almeno anche in questo episodio andiamo super tranquilli. Poi paghiamo anche i nostri dipendenti. Ma vediamo Crosstats cosa ci chiede. 4 pancake di livello 5 e 3 polli arrosti. Quindi segniamoci tutto quanto per bene. Carl ci
chiede: ui, Celeste Elberry, ne ho 5 esatte dalla missione. Ok, carne, carote, latte. Segnate anche questi. Poi Erlam, vediamo, 3 pancake di livello 2, pomodori e mele d'oro. Cubi, vediamo, birre, che già abbiamo a disposizione, mele d'oro e un pancake di livello 7. Scusatemi, ma di livello 7? Oh no, di livello 6, ok. E mi sa che Cubi era rimasto qua dallo scorso episodio perché non avevamo consegnato le mele d'oro. Quindi comunque qua ci guadagniamo giusto un pochino. E ovviamente il nostro amico Eret, birre, pollo arrosto. Mi sa che all'interno del nostro elenco ci mancano solo questi polli arrosti, lascio per ora qua dentro le ossa, le carote, che però mi sa che ci servivano uno stack intero, ragazzi. Lascio direttamente qua un attimino questi diamanti e queste frecce, perché ci occupano tantissimo del nostro inventario. E anche questo libro qua incantato e la spada OP che abbiamo ottenuto nella scorsa missione. Qua c'è anche un animale che è incastrato nel vetro. Vabbè, ok, va bene ragazzi, non vi faccio tante domande. Il latte dovrebbe essere qua dentro e infatti ne abbiamo un bel po' di esposizione. Mi rubo qualche altra carota, almeno siamo super tranquilli. Ci manca però del pomodoro, quindi prendiamoci anche questi pomodori. Dovremmo tecnicamente poter vendere già tutto quanto per guadagnare un bel po' di gruzzoletti di soldini. Almeno siamo super tranquilli prima che arrivino i nostri amici. Crossets, posso venderti tutto? Calma, perché non abbiamo neanche un minimo spazio nel mio inventario, dannazione a noi. Mi libero un attimo di questi sacred upgrade crystal che ci serviranno più avanti. Prima voglio guadagnare tutti i soldi che posso guadagnare in questo episodio, quindi prendiamo questi 46 di argento. Carl, vediamo se posso venderti tutto. Questi 9 te li vendo più che volentieri, questo te lo vendo più che volentieri, quindi facciamo la somma di 56. Ti vendo anche il latte e le carote, quindi questi due clienti li abbiamo già serviti. Ottimo. Poi le birre gliele vendiamo più che volentieri. Abbiamo abbastanza mele d'oro per tutti nell'episodio di oggi? Non lo so, ma ci proviamo. Riusciamo a vendere anche i pancake, molto bene. Poi riusciamo a vendere anche queste altre mele d'oro. Facciamo una moneta d'oro in tutto, un altro pezzettino d'argento e i 3 pancake. Molto bene ragazzi. Poi andiamo da Eret per concludere con le 3 birre e anche i 3 polli arrosti. Ragazzi, abbiamo guadagnato tantissimo da questa missione qua, perché missione più che altro la chiamo vendita, non missione, perché riusciamo a guadagnare. Quindi vediamo se riusciamo a sommare tutto quanto per bene. Tante monete d'argento e tante monete di bronzo, quindi una moneta d'oro e quasi un'altra moneta d'oro abbiamo. Però riusciamo probabilmente a fare un'altra moneta d'argento. No, dannazione, che peccato. Oh sì che riusciamo. No, non riusciamo. Niente, dannazione, ho fatto un piccolo fail, ragazzi. Vabbè, siamo praticamente a 10 monete d'oro per noi, ragazzi. Anche se in realtà magari Kendall ci darà la possibilità di fare la decima in questo episodio, non lo so. Dobbiamo attendere quindi sia lui che Xiao per appunto parlare del draghetto e anche di Xiao, che ha rubato la mia armatura in diamante, dannazione. Intanto ragazzi, c'è Carly che sta craftando la nostra trappola, quindi sono super curioso di vedere tra quante qua e quante trappole ci ha preparato. Ma non solo ragazzi, guardate cosa abbiamo sbloccato dopo aver raggiunto il livello 72. Sono dovuto riuscire a rientrare dentro nel mondo e appunto, essendo che si è ragionato il fatto che sono a livello avventura numero 72, ho ottenuto il nostro piccolo amuleto, il nostro token, dove dopo il Teldrassil potremo andare a sbloccare direttamente un nuovo item. Sono molto curioso di cosa potremo ottenere con questo token. E poi, dopo che arriva Carly e ci dà tutte le trappole nuove del caso, andremo anche a potenziare i nostri animali magici. Guardala, guardala come va avanti e indietro la Sefera a spendere. Signor Mark. Signora Carly. Buongiorno. Buongiorno. Vai, mi dica, mi dica. Allora, porto buone notizie. Va bene. Lo scorso episodio mi avete arricchita tutti quanti. Ok, va bene. E quindi ho la tua trappolina qua. Oh, ma che figata. Ok. E poi ho una trappola spontonica che costa 15 di argento. Ok. Quindi praticamente con i 20 in più uscita una trappolina. Va bene, va bene. Va bene, ottimo. Io farei una cosa, Carly. Per premiare il fatto che me l'hai consegnata in tempi record, ti do altri 5 di argento in regalo. Per la mano d'opera. Esatto, per la mano d'opera e per tutto quanto il tempismo perfetto, Carly. Accidenti, non so se posso. Guarda, ti do un pezzettino di pane. Non lo metterò sicuramente all'interno del mio negozio in vendita. No. Lo terrò, Carly, giuro, lo metto qua nell'angolo in alto a sinistra e rimarrà sempre lì. Lo chiamerò il panino di Carly, lo chiamerò. Va bene, se lo butti sei un uomo morto. No, rimarrà per sempre nel mio inventario, Carly, promesso. Grazie mille. Grazie mille Marco. A te, Carly. Ciao. Perfetto, questa trappola qua di Carly sono super curioso di testarla. L'unica mia, diciamo, preoccupazione è il fatto che potenzialmente potrebbe avere problemi con i miei animali magici. Quindi vorrei un attimino testare dove ho messo i mob box, perché non li trovo, dannazione. Sono stato un attimino disorganizzato, infatti prendo solamente un mob box solo e ci porto con me il Pixie, che è il livello più alto rispetto al nostro draghettino. Quindi voglio piazzare prima di tutto la trappola lanciafiamme, mettere vicino al Pixie e capire se, diciamo, creano problemi
o meno. Intanto voglio piazzare qua un'altra trappola spuntoni che ha preso Carly. Poi la trappola lanciafiamme la vorrei mettere in cima a dei blocchi di terriccio. Quindi facciamo una roba. Magari prendo un attimino un paio di blocchi qua. 1, 2, 3 e 4. E direi che saliamo direttamente, ragazzi, così poi i mob non possono distruggerla in questo modo qua. Perfetto, la piazziamo. E ora non so come funzioni, però proviamo a spawnare il nostro mob magico. Non succede nulla. Ok, molto bene. E adesso che l'abbiamo piazzata qua in alto dovrebbe funzionare. Ok, non possiamo interagire nulla, ma secondo me dovremmo forse piazzarla a un'altezza un pelo un po' più bassa, magari tipo solamente a 2 blocchi, perché tanto non credo la possano distruggere. Quindi distruggiamo noi questa trappola e ripiazziamola, direi, qua in questo modo. No, al contrario, dannazione. Aia! Ho preso io danno! Ma che figata che è però! Ok, così ragazzi, meglio così in questo modo. Mi piace ragazzi, molto 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 carina. Bella trappola che ha fatto Carly, molto molto interessante. Sto prendendo anche un sacco fuoco. Dov'è il mio... Oh, eccolo qua, il nostro animale magico. Poi magari nel prossimo episodio parliamo con Kendall per quanto riguarda i libri magici. Così li lasciamo un attimino lì dentro. Lasciamo Pixie qua per ora, così lo parcheggiamo qua dentro. Adesso dobbiamo quindi con... Dove sono le nostre... Ah, qua abbiamo il nostro token. Con i nostri... Upgrade Crystal, dobbiamo assolutamente prendere il nostro mob della missione magica. E a questo punto voglio comunque potenziare il draghetto di Kendall, ragazzi. Perché quando glielo consegneremo, come vi ho già detto, voglio consegnare di un livello molto, 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 molto alto. Quindi comunque potenziamo lui e piuttosto sacrifichiamo per una volta magari la missione magica, che comunque terminiamo magari nei prossimi episodi. Togliamo per favore questo l'accetto e dentro al mob box prima dobbiamo timmarlo comunque noi. Quindi timmiamolo un attimino. Ok, e poi lo mettiamo all'interno del mob box e andiamo a potenziare anche lui. Quindi dirigiamoci direttamente all'altare che il nostro amico Marci ci aveva costruito. Ma prima di tutto potenziamo quindi il nostro pixie della missione. Quindi prendiamo, dov'è che l'ho messa? Una crystal del potenziamento e potenziamo finalmente il nostro animale magico per la missione magica. E non vedo l'ora di vedere quanto guadagneremo tramite la missione magica. Tanto perché ragazzi, tra il cristallo che ci vuole tantissimo per prendere, il costo dell'altare, il costo dell'altare stesso, non solo della costruzione, e anche di come bisogna potenziare i pixie, ci costerà, anzi costerà a quelli che ci danno la missione da fare tantissimo. Ma ora potenziamo anche il drago elementale di Kendall, quindi lo portiamo direttamente al grado E, ragazzi. Lo so, ancora non gliel'ho consegnato, ma dovremmo consegnargli un ottimo drago conoscendo Kendall. Quindi potenziamo, ragazzi, osserviamo il potenziamento. Molto 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 bene. Drago di livello E anche per Kendall, pronto. Eccoci qua. Possiamo andare direttamente a riportarlo all'interno del granaio. Salutiamo anche il nostro amico Kendall, ma per ora teniamo in gran segreto il nostro draghettino che gli consegneremo un giorno. Però ti devo legare con l'accetto, draghetto. Quindi 1 e 2. Andiamo al Teldrassil e direi che dobbiamo riscattare quindi il premio del nostro token. Corriamo subitissimo. Sai che qualcuno qua è stato truffato da Carly. Attenzione, perché Kendall si sta lamentando tantissimo. Però noi facciamoci gli affari nostri. Andiamo al Teldrassil, così sono super curioso di vedere cosa possiamo riscattare. Non ancora, Mark, ti farò sapere. Aia. Ok, ok, ok. Però dovrebbe essere il nostro amico Conal da dove riscattiamo i nostri premi. E possiamo ottenere una moneta d'oro, una chiave per ottenere una chest, per aprire una chest molto importante, un contenitore di cuori, poi la staffa per diventare il re dei piglin o anche un amuleto. Interessante, ragazzi. Sì, però cosa posso scegliere qua dentro? Perché non so se è l'amuleto che va bene anche per le nostre collane, gli orecchini e tutto quanto il resto. Quindi mi sa che utilizzerò il nostro token dell'avventuriero per una moneta d'oro. Perché comunque, ragazzi, è un guadagno in più che possiamo avere. Quindi arriviamo comunque a 10 monete d'oro e quasi 11, perché ci manca veramente pochissimo per raggiungerle. Però, campioncini, noi ci fermiamo qua, ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Spero che questo episodio qua, dove abbiamo fatto comunque tantissime cose, vi sia piaciuto. E noi ci salutiamo. Ciao!